Primi 3 punti per il vasto Girardi di Tommaso Coletti in campionato, partita maschia al Filippo di Tella tra i gialloblu che imprimono subito un ritmo frenetico dinanzi al proprio pubblico. Il fischietto del confronto è pica, altomolisani costretti al primo cambio dopo neanche 10 minuti di gioco per la defezione di Lorusso. Spazio sul rettangolo a Bentos Vasquez. Padroni di casa minacciosi, gran punizione di Capitan Ruggeri al minuto 19, Sciba salvato dalla traversa. 2 minuti più tardi si vedono i teramani affidati a Tiziano De Patre dai piedi di Scipioni. Petriccione disinnesca la bordata in 2 tempi. Vantaggio locale, l'inerzia della gara interrotta dalla inzuccata di Ruggeri, servito dall'angolo 1-0, Vasto Girardi. Prima dell'intervallo, Pica estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo di Badan per un grave fallo su Hernandez. San Nicolò Notaresco in 10 fino al termine. Nel secondo tempo, il Vasto Girardi continua a premere sull'acceleratore nella metà campo avversaria. La seconda rete dei gialloblu arriva puntuale al minuto 19 a firma di Calemme, che ben appostato si libera facilmente del portiere Sciba e insacca all'angolino basso. Esplode il Ditella. Gli abruzzesi sono a terra e rischiano ancora dinanzi alla propria porta dalle spuriate di Hernandez e Fiori. La partita è a senso unico. Calemme dalla corsia destra invita Fiori verso la porta avversaria. Sciba deve arrendersi al pallonetto del numero 17 di casa. A rendere meno amaro il pomeriggio per gli ospiti ci pensa Di Renzo a 6 minuti dal rompete le righe, ma il finale e sempre di marca gialloblu. Fiori ed Hernandez regalano emozioni per una partita ipotecata già nella prima frazione di gioco. 3 punti facili per Ruggeri e compagni all'esordio nel torneo dinanzi ai propri sostenitori.